Beautiful, la vita privata di Hunter Taylor e il dramma che l'ha colpita. Taylor di Beautiful è stata una delle attrici protagoniste più amate della soap americana. Tutti la ricordano anche per il suo rientro in scena, dovuto al tentativo di uccidere Bill. Tale tentativo non è poi andato bene. L'uomo è sopravvissuto e ha ricattato Steffi. Sono in pochi però a conoscere la vita privata di Hunter Taylor. Beautiful. L'attrice che interpreta Taylor ha una figlia malata di tumore. Tutti gli amanti di Beautiful conoscono la storia di Taylor, ma in pochi sanno cosa sta accadendo nella vita di Hunter Taylor, che l'ha sempre interpretata. Quest'ultima è finita nel mirino del gossip poco tempo fa per via degli evidenti ritocchini che ha messo in pratica. Le sue labbra sono apparse molto più gonfie e anche i suoi zigomi sono diventati più prominenti. Ma il motivo per cui ora sta circolando il suo nome è legato alle molteplici difficoltà riscontrate nella vita privata. L'attrice nel suo ruolo di Taylor si è sempre caratterizzata, oltre che ovviamente per il carisma e per la sua immensa bravura, per l'abitudine di abbandonare la soap e poi ritornare sporadicamente. Il motivo è da ricercare nella necessità di stare il più possibile accanto a sua figlia, che ha bisogno di lei a periodi alterni. Quest'ultima purtroppo è affetta da un tumore molto raro che colpisce l'occhio, il retinoblastoma. Hunter ha poi avuto problemi per quanto riguardava il contratto. Le difficoltà con la produzione sono diventate sempre maggiori finché non ha deciso di abbandonare la soap, anche per stare ancora più vicina a sua figlia nelle fasi più critiche della patologia. Al momento non si sa ancora se Katia abbia superato il suo grave problema di salute, ma sembra che stia avendo ancora delle difficoltà legate al retinoblastoma. Hunter ha avuto anche altre difficoltà, poiché nel 2005 ha dovuto divorziare dal marito e collega Michael Taylor. Successivamente nel 2008 ha ritrovato la serenità al fianco di Corey Caulfield. Una serenità durata poco, in quanto dopo appena un anno la donna l'ha lasciato, accusandolo di avere comportamenti molto violenti nei suoi confronti. Una vita tutt'altro che facile, che ora Taylor sta cercando di ricostruire molto faticosamente accanto a Gerson Arkila. Beautiful, i debiti e la morte del figlio di Hunter Taylor. Purtroppo le disgrazie che hanno colpito l'attrice non sono finite, perché 2 anni dopo la separazione dal primo marito, il figlio Michael Taylor Jr. è deceduto tragicamente. Il bambino è morto per annegamento mentre stava facendo un bagno in piscina, gettando la sua famiglia nella disperazione. E le difficoltà di Hunter sono continuate anche per via dei tantissimi problemi economici sorti nel tentativo di curare al meglio la figlia Katia. Quest'ultima ha dovuto subire l'esportazione dell'occhio, ma le cure per cercare di far regredire il suo tumore sono troppo costose per l'attrice. Hunter è stata costretta a mettere in vendita la sua villa da sogno, ma nonostante questo non ha potuto fare a meno di contrarre altri debiti per curare al meglio la ragazza. Inspiegabilmente, in più, il tumore di Katia è comparso anche all'altro occhio, ma per fortuna il retinoblastoma è regredito in maniera quasi spontanea. Le difficoltà che Hunter deve affrontare sono davvero tante, ma per fortuna ora sembra che con Gerson le cose vadano meglio e che dunque la Taylor non sia sola, così come le sue figlie. Taylor ha riavuto un ruolo durato poco tempo, legato alla trama dello sparo di Bill, ma ha abbandonato in breve tempo la soap. Non è escluso che possa presto ritornare e portare avanti il suo ruolo di madre di Steffi.
Infatti, per quanto riguarda l'affidamento di Phoebe e la successiva scoperta riguardante la vera maternità della bambina, la donna potrebbe essere presente per supportare e consolare sua figlia. Ciò che è certo è che i problemi familiari non le consentiranno più di essere presente in maniera attiva nella SOP, per via della necessità di seguire le cure di Katia da vicino e starle accanto durante i futuri interventi cui dovrà sottoporsi. La speranza dei suoi fan è che si tratti di un problema in risoluzione e naturalmente tutti si augurano di poterla rivedere a Beautiful, ovviamente più serena e tranquilla, dopo tutti i suoi problemi familiari risolti. E voi eravate a conoscenza del dramma di Taylor? A voi i commenti! Anticipazioni Beautiful, puntate americane. Hope chiamata mamma da Phoebe. Le anticipazioni americane di Beautiful da un po' riguardano soprattutto la situazione della piccola Beth. La bimba viene creduta morta da Liam e Hope, ma le cose in realtà sono ben diverse. Flo, che si è sempre spacciata come la madre biologica della piccola Phoebe, conosce benissimo gli inganni del ginecologo Reese e sa che la morte di Beth è soltanto inscenata. Dunque la neonata non è altri che la piccola adottata da Steffi. Anticipazioni Beautiful, puntate americane. Il matrimonio tra Hope e Thomas. Hope ha da un po' accettato la proposta di matrimonio di Thomas. La stessa ragazza, infatti, ha richiesto a suo tempo l'annullamento del matrimonio con Liam. La Logan non vuole continuare a portare avanti questa relazione, sapendo di avere un rischio molto elevato di perdere un eventuale bambino e di conseguenza preferisce lasciare libero suo marito Liam. Quest'ultimo non può far altro che accettare la decisione della consorte, la quale fa anche tutto quello che può per spingere lo Spencer tra le braccia di Steffi, riuscendoci in un'occasione. Presto poi arriva la proposta di matrimonio da parte di Thomas. La ragazza accetta, ma gli fa sapere che si tratta soltanto di un modo per dare una famiglia a Douglas, al quale si è molto affezionata e che sa avere dei problemi dopo la morte della mamma Caroline. Il ragazzo non si fa certo intimorire da queste parole ed è fermamente convinto che se la Logan non prova dei sentimenti, presto invece potrà provarli. Hope gli spiega di non essere pronta neanche a passare una notte di passione con lui. Superati questi ostacoli che non sembrano preoccupare Thomas, le nozze vengono organizzate molto rapidamente, anche se Liam è molto contrario. Proprio sull'altare avvengono molte cose piuttosto insolite, che fanno sperare che il matrimonio non vada a buon fine. La cerimonia infatti inizia con un ritardo clamoroso di Hope, che fa sperare tutti i presenti, in particolar modo Liam. Che la ragazza abbia deciso all'ultimo di non presentarsi, consapevole di non essere assolutamente innamorata dell'uomo che sta per sposare. Ma un altro ostacolo sta per arrivare e questo mette in seria crisi Hope, la quale sembra essersi profondamente pentita della scelta fatta. Un avvenimento sicuramente destinato anche a sconvolgere i telespettatori. Anticipazioni Beautiful, puntate americane. Phoebe chiama Hope mamma. Steffi è la testimone delle nozze tra Hope e Thomas e ovviamente con lei c'è la piccola Kelly, oltre che Phoebe. Hope ha sempre avvertito un legame particolare con la figlia adottiva della Forrester, davvero inspiegabile, e proprio durante le nozze accade qualcosa di incredibile. Subito dopo lo scambio delle promesse e la pronuncia del fatidico sì da parte di Hope, che rende impossibile tornare indietro e cambiare idea, Phoebe fissa intensamente la sposa
e probabilmente, nell'intento di farle gli auguri o di farle un gesto d'affetto, la chiama mamma. Steffi non si arrabbia, ma resta semplicemente sorpresa. Hope invece sprofonda in uno stato di forte crisi che la porta a cambiare quasi idea sulle nozze. Ma ormai è tutto deciso e così la Logan convola a nozze con Thomas, esattamente come previsto. Qualcosa inizia però a cambiare e Hope comincia a pensare che qualcosa non va e che le sensazioni strane che ha sempre provato interagendo con Phoebe potrebbero non essere soltanto frutto degli effetti del suo recente lutto, ma potrebbero avere un significato più profondo. Ma ad essere ancora più consapevole e più dubbioso sulla reale fine di Beth e Liam. L'uomo infatti ha ascoltato casualmente un dialogo tra Thomas e Flo, nel quale i due facevano riferimento a un segreto che riguardava Hope e che quest'ultima non avrebbe mai dovuto scoprire, altrimenti sarebbe tornata sui suoi passi e avrebbe rinunciato alle nozze. Liam è davvero molto insospettito e chiede anche a Wyatt di indagare sul passato di quella che è ormai diventata la sua fidanzata, facendole delle domande in più anche sulla nascita della sua bambina, che è stata adottata da Steffi. Lo Spencer è ancora più insospettito nel ricordare che ai tempi dell'adozione Steffi concluse le pratiche burocratiche per l'adozione in fretta e furia con la Fulton, cosa che normalmente non accade. C'era probabilmente un'urgenza di far adottare la bambina? E per quale ragione? Liam inizia a sospettare che la bimba adottata da Phoebe, che lui ha sempre trattato come una figlia e come la sorella di Kelly, potrebbe avere veramente il suo stesso sangue. Certamente se Liam riuscisse a dimostrare la verità, sarebbe un brutto colpo per Steffi, che si dovrebbe separare da quella che ormai è davvero sua figlia. Ma secondo voi Spencer riuscirà ad arrivare alla verità? Grazie per aver scelto Uomini e Donne News. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.